Dico una roba in mezzo secondo sulla Lucina, visto che insomma Sveto è partito da quella. La Lucina è un libro su cui io non sono in grado di parlare, come suol dirsi, tutto quello che sono riuscito a dire è qua dentro e di più non riesco a dire. Posso dire che l'ho scritto velocissimamente due stati fa, in 14 giorni, al ritmo di 10 pagine al giorno, quindi si vede che era una cosa proprio che doveva uscire da me e che nasce da una pagina, da poche righe di un appunto che avevo scritto in vista di un romanzo grosso che si intitola Gli Increati, che sto scrivendo adesso. E l'appunto, per essere precisi, sai che c'è una scena dove i bambini morti escono dalla scuola serale, no? E che dice, escono, non c'è nessuno che li aspetti, no? Se ne vanno da soli, senza salutarsi, eccetera. Era quella scena lì. No? E poi è nata da questa idea della Lucina, che vedevo veramente in un posto dove vado a volte per sparire un po', e vedevo questa luce che si accendeva nella montagna di fronte, no? Sempre alla stessa ora, eccetera, quindi si vede che il mio cervello, che aveva bisogno di far affiorare questa cosa qui, ha messo assieme queste due cose qui e ha cominciato a lavorare, poi si è venuta fuori la storia. Per rispondere invece alla domanda di Emanuele, insomma, devo partire un po' veloce, ma indietro. Io sono una persona che ho avuto delle enormi difficoltà a imparare a leggere, eccetera. Oggi ci sono una serie di terminologie mediche per questa roba qui. Allora, io poi sono nato in una famiglia, persone semplici, anche molto ignoranti, e quindi nessuno non capiva, perché era un figlio così stupido, così, che non capiva niente, che non imparava niente, eccetera. Però non riuscivo, e non riuscivo neanche a leggere. Io mi ricordo che mi davano i Topolino e non riuscivo, sembrava difficilissimo, tutto scritto, cose, cioè, e mi davano quei libri con le pagine di cartone alte 5 centimetri, che sono 5 pagine di cartone che giri con le pagine scritte in largo così, e non riuscivo a leggere neanche quelle. E andavo malissimo. Lì c'è la vicenda del bambino che va malissimo a scuola, è evidente che quel bambino lì sono io. E in pratica è successo che quando sono stato alcuni anni in un istituto, in un seminario, avevo l'antologia di scuola, e in questa antologia di scuola c'erano anche delle poesie accompagnate da quei disegnini sciropposi, no? Che c'erano allora nelle antologie. E in una pagina c'erano due cose, c'era l'infinito di Leopardi sopra e sotto c'era un pianoforte a notte di Salvatore Di Giacomo in dialetto napoletano. E mi si è aperta la mente, no? Io ho cominciato a leggere, io che non imparavo niente, non riuscivo a tenere a memoria niente, eccetera, continuavo a rileggere queste due poesie, perché Leopardi, Salvatore Di Giacomo, ma tutte e due queste poesie dicono con mezzi diversi e con profondità diverse la stessa cosa. E mi sono innamorato di queste poesie. E per la prima volta in vita mia ho capito che c'era un territorio, un posto dove io, anch'io, persino io, potevo stare e potevo mettere la mia vita. E lì è stata per me la prima cosa che mi ha spalancato la mente. La poesia di Salvatore Di Giacomo, la poesia di Leopardi, la sapete, no? C'è questa siepe che impedisce di vedere quello che c'è dietro, eccetera, ma anche la poesia di Salvatore Di Giacomo, non so se la conoscete, la canta anche la Teresa De Sio, cioè.
Io lo so, non lo dico perché se c'è qui qualche napoletano mi viene qui, mi strangola adesso come pronuncio il dialetto napoletano, però io lo so tutta a memoria, no? A distanza di un numero spaventoso di anni me la ricordo tutta a memoria. In pratica è lui che, sapete, inizia in un pianoforte a notte, suona lontanamente, la musica si sente per l'aria, sospira, ma la so tutta, mi fermo per non massacrarvi, però la so tutta. Sente suonare questo pianoforte e gli viene il desiderio di sentire una voce umana che canta, no? Sembra che manchi questa cosa qui, e sente il desiderio di sentire una voce umana che canti, però la voce umana non arriva e piano piano il suono del pianoforte si perde nel silenzio, nella notte, nella dice una cosa molto simile a quella che dice Leopardi. Ecco, quello è stato l'imprinting mio. Poi sono successe tante cose nella mia vita, ho perso, se poi si perde veramente qualcosa, 10 anni della mia vita facendo tante cose strane, girando per l'Italia, facendo pazzie, eccetera, eccetera. Poi ho cominciato veramente a vivere quell'esperienza di cui parlava Emanuele intorno ai 30 anni, quando sono tornato da tutte queste cose qua. Io non avevo fatto l'università, avevo avuto un rapporto disastroso con la scuola, ero stato messo fuori prima del tempo per continue bocciature, gli unici lavori che io avevo fatto erano lavori manuali, insomma, avevo fatto l'operaio, il facchino, il portiere di notte. Questi sono i lavori che io avevo fatto. E a 30 anni stavo in questo monolocale alle porte di Milano e l'unico filo che ho trovato per riuscire a mettere insieme la mia vita, che era stata tutta distrutta, è stato quello di scrivere e di leggere. E allora in un gabinetto, perché io come scrittore lo rivendico come orgoglio, io sono nato in un gabinetto come scrittore, perché io stavo in un monolocale, nella camera da letto c'era una persona, anche due, perché c'era mia moglie, ma c'era anche mia figlia piccolina che dormivano, e io non potevo tenere la luce accesa mentre loro dormivano, io potevo lavorare solo di notte. Allora prendevo il tavolino che mangiavamo e facendo delle contorsioni ginniche pazzesche riuscivo a infilarlo dentro il gabinetto, e io stavo lì ore e ore, e lì ho scritto il mio primo libro, che si intitola La clandestinità, e l'ho scritto in un gabinetto. L'ho scritto a 30 anni in un gabinetto, è stato poi pubblicato a 45 anni, perché tanti sono stati gli anni che ci sono voluti per riuscire a farlo accettare da un editore. E in quegli anni lì ho cominciato a leggere. Ho cominciato a leggere, siccome ero ignorantissimo, sono dovuto partire dall'inizio. E allora mi compravo in economica, sono partito con l'Iliade, che ancora adesso forse è un libro che mi ha lasciato un'impressione indelebile, molto più che l'Odissea, che invece è diventato il libro, insomma, è letto, no? Come il libro della conoscenza, del viaggio, del collo. Invece amo soprattutto l'Iliade con la sua immobilità, con la sua guerra. E quella è stata una lettura che mi ha proprio spalancato la mente. La maniera di narrare di Omero, no? Che è stata giudicata frutto di arcaismo, eccetera, e invece, sapete, no? Una freccia che parte e a metà strada parte una narrazione che dura un coro, eccetera, e poi finisce la freccia 30 pagine dopo, eccetera. Le cose stanno così, c'ha ragione Omero, non c'ha ragione la maniera di raccontare, di semplificare, che ha preso piede adesso nella modernità. E quindi Omero è stata l'Iliade, un libro che mi ha profondamente colpito, e poi ho letto tutti i libri che tutti abbiamo letto e che tutti amiamo, no? Dostoevskij, Swift, Tolstoi, Melville, Kafka, insomma tutti i libri che ciascuno a suo modo ama, eccetera. E lì sono entrato dentro completamente in questa dimensione.
non avevo nessun riscontro rispetto a quello che facevo, perché ero tagliato fuori da tutto, non conoscevo nessuno e consumavo dentro in questa situazione, in questa stanza, eccetera, tutta questa febbre che mi si era accumulata nel resto della mia vita. Però diciamo che lì ho ripreso il filo della mia vita, ho cominciato a capire chi era, non perché lo capissi, anche perché ero al massimo grado incapace di capire chi ero, cosa stavo facendo, perché ero così vicino a me stesso che non mi vedevo, non sapevo chi ero. No? Io ho nostalgia di quello stato, no? E quella è la mia forza di scrittore. Io non mi sono mai separato da questo stato. E adesso il mio desiderio è tornare, no? Una volta che ho finito il libro che sto scrivendo, tornare dentro in quello stato, quando ero così vicino a me stesso che non mi vedevo. E questa è un pochettino la mia storia. La mia storia di scrittore, poi insomma, c'è stata poi tutta la lotta, che si sa, non voglio ripetermi, insomma, per la pubblicazione, sono stato vari editori che mi buttavano fuori il primo libro, poi quindi dovevo cercarmene un altro, poi cercarmene un altro ancora, eccetera, eccetera. Adesso i miei libri, no, cioè, questo problema non ce l'ho più perché me lo pubblicano grossi editori, cioè io lo vedete, insomma, ho la barba bianca, quindi non è che sono stato particolarmente viziato e accarezzato da giovane nella mia vita, no? Però diciamo che adesso, però insomma la cosa bella è che non mi sono spostato io, sono spostati gli altri. Io sono andato sempre avanti per la mia strada e perché io credo che quando tu ti rivolgi a dei lettori devi essere, non puoi imbrogliarli, non puoi fare un prodotto per andare incontro a loro, perché io credo che le persone esigano, abbiano desiderio di molto, no? Di avere molto, non di avere uno che ti prende in giro perché ha capito i trucchi per riuscire ad appindolarti e a legarsi all'aspetto più effimero del lettore, eccetera. A me interessa, per esempio, come questo libro qua, no? È un libro segreto, è un libro intimo, no? Però può darsi che, anzi è sicuro, che anche le altre persone abbiano la loro lucina, no? E quindi se io lo svelo in questa maniera qui, no, svelo insomma una ferita, no, al lettore, forse riesco a arrivare, no, all'animo profondo del lettore. A me interessa questo, no? Insomma, a volte gli scrittori si ponevano dei desideri altissimi a loro scrivere, ma anche gli scrittori considerati apparentemente gli scrittori, grandi scrittori borghesi come Flaubert. Flaubert dice che lui voleva commuovere le stelle, non so se mi spiego, no? Ecco, no? Io vorrei commuovere le stelle.